Sembra proprio che il mio nuovo taglio di capelli abbia portato fortuna alle criptovalute. Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video domenicale oggi perché volevo parlarvi della settimana delle cripto che è stata chiusa in maniera positiva, anche un pochettino in maniera spiazzante, non perché non ci aspettavamo un recupero di questo tipo, soprattutto di alcune criptovalute ragazzi che ritornano in vetta, ritornano ad essere anche positive nei confronti di Bitcoin, quindi un po' quello spauracchio che qualche mese fa era arrivato relativo al fatto che moltissime delle criptovalute un pochettino più piccole iniziassero un po' a scricchiolare, sembra essere riassorbito. Questa è una cosa molto positiva perché ci dà anche una indicazione del fatto che alcuni settori delle criptovalute sono molto robusti e sono soprattutto antifragili, cioè nel momento in cui vanno male delle cose, ragazzi, mettono al bando, insomma, tutte le situazioni, ok, fanno un crash veloce, però in pochissimo tempo poi ritornano sui loro passi. Poi riprendo il concetto di Nassim Taleb legato all'antifragilità, dove il settore cripto, in sostanza, ragazzi, essendo libero di oscillare, di muoversi, perché non ha regolamentazioni che lo bloccano e lo vincolano come gli altri mercati, è un po', no, il modo più semplice di vedere come un mercato estremamente libero possa effettivamente mettere il punto su alcune situazioni negative, come ad esempio la questione Celsius in questo momento, e rimettere, quindi remi in barca, sistemare un po' tutto e ripartire nella maniera più veloce possibile, molto 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 più veloce rispetto anche agli altri mercati. Andiamo a vedere quelle che sono 5 cripto, questa volta top cripto, quindi top criptovalute del mercato, che questa settimana hanno performato molto bene contro Bitcoin e soprattutto hanno progettoni dietro le spalle, ragazzi. Quindi non andiamo a parlare, appunto, come abbiamo fatto settimana scorsa, di quelle che erano delle cripto estremamente volatili. Tra le altre cose, comunque, una di quelle, un paio di quelle hanno performato benissimo, ragazzi. Però andiamo a prendere quelle che sono le top cap, perché alcune hanno dato dei segnali molto rilevanti e dobbiamo un pochettino, diciamo, ragionare su un indicatore, un'indicazione che vi faccio vedere oggi sul grafico, che secondo me è molto importante da andare a valutare anche per comprendere se effettivamente su questo minimo di giugno è iniziato un ciclo molto più forte di quello che ci aspettavamo per alcuni mercati. Perché è vero, Bitcoin non ce la fa più di tanto, ma Ethereum ieri ha buttato una legnata con un breakout, purtroppo, di sabato, e i breakout di sabato di solito lasciano il tempo che trovano. Ma di questo ne parleremo settimana prossima con i mercati aperti, quelli diciamo normali, vedremo se è vero o non è vera questa cosa. Va bene ragazzi, allora prima di andare avanti io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi il pollicione perché mi aiutate con questo video e l'algoritmo di YouTube. Passiamo alla prima cripto, la migliore sicuramente in questa fase per le top cap, almeno dal mio punto di vista, perché è Matic. Matic, ragazzi, è performato molto bene, ne avevamo già parlato nell'ultima live e soprattutto ha continuato. Intanto vi faccio vedere che non soltanto Matic contro Bitcoin, questa è la classifica delle cripto contro Bitcoin di questa settimana, Change verso BTC 7 days, ragazzi, abbiamo Polygon, Quant, che l'abbiamo già, l'analizzeremo anche oggi, poi Ethereum, Aave, Uniswap, AVAX, ICP pure, ragazzi, insomma, che comunque ancora performa abbastanza in maniera abbastanza negativa, vedete, a livello annuale contro Bitcoin, però c'è dentro Algorand e poi la solita XRP, che come sempre fa cose strane, sale e scende un po' a modo suo, Solana, eccetera. Allora, questa è la classifica, quindi ci sono intanto tante cripto che hanno performato meglio di Bitcoin, tra le quali, ragazzi, moltissime top cap, perché queste sono praticamente tutte con una capitalizzazione molto molto alta. Io qui vado a prendere solo quelle che sono abbastanza capitalizzate, quindi ho eliminato quelle che sono le più piccole, quindi vedete, tutte queste cripto, parliamo di reported market cap di billion, quindi non million, quindi ragazzi sono tutte top cap. Allora andiamo a guardare a livello grafico quello che è successo con Matic, perché Matic ha breccato il livello di resistenza più importante, lo 0.68, e ha dato il via quindi alla conferma del rialzo di questa fase. Di qui non c'è niente da dire, ragazzi, probabilmente da un punto di vista di ciclo annuale
Stumatic, bisognerà comprendere se effettivamente siamo ancora nel precedente ciclo annuale, che in teoria è ribassista, e quindi da questo punto di vista qui, ragazzi, andremo a chiudere poi un po' in maniera più lunghetta questa gamba in maniera definitiva. Però, ragazzi, la struttura di rialzo di una criptovaluta in questo modo, adesso vi faccio vedere l'indicatore che andremo a utilizzare per comprendere che questo rialzo non proprio identico ai precedenti, quindi non può essere definito un semplice rimbalzo, è sicuramente un ciclo almeno trimestrale, ma a parte questo, ragazzi, ci dà la possibilità anche di eventualmente, qualora dovesse ritornare un po' l'orso e quindi il bear market a farsi sentire nelle prossime settimane, di partire da un punto alto. Partire da un punto alto è importantissimo, come vi dicevo anche tempo fa, il perdere tempo è importantissimo, perché al di là del fatto se è chiuso un ciclo annuale o meno ed è iniziata una nuova fase completamente, qualora fossimo ancora nella precedente, salendo abbastanza, magari nella fase di bassista, riusciamo a sostenerci, praticamente andiamo a chiudere in una specie di doppio minimo tutta questa fase, il che, ragazzi, non vi nascondo che è veramente interessante. Settimana scorsa abbiamo parlato di un pack, un piano d'accumulo su alcuni progetti, lo faremo in settimana questo video, ragazzi, quindi mi raccomando, iscrivetevi così non perdete neanche il video del pack. Ma già vi dico che Matic è nel mio piano d'accumulo con una struttura e una formula matematica un po' particolare, che vi svelerò proprio nel prossimo video quando parlo di questo pack, perché è da più di un anno che ho un accumulo, un pack fermo su Matic, ragazzi, ma non ha mai operato, proprio perché c'è un filtro su questo piano d'accumulo che è importantissimo e ci ha dato la possibilità di evitare di accumulare in questa fase discendente del mercato mentre proprio crashava. La cosa non mi è dispiaciuta e ho deciso appunto di fare un video dedicato anche a questa strategia, a questo modo di operare sul PAC, che potete fare anche in versione automatica utilizzando l'exchange FTX, ragazzi, quindi FTX exchange, che ovviamente, insomma, conoscete praticamente tutti, è un exchange top appunto nel settore delle criptovalute, e insieme a Binance, ragazzi, però ha una funzione molto interessante, che è quella la quant zone ci consente di poter creare dei piccoli codici, dei piccoli bot, dei piccoli trading system che ci danno la possibilità, secondo me, di sopperire proprio a queste cose. Quindi un piano d'accumulo fatto su FTX, secondo me, è la soluzione migliore, perché rende semplice anche all'utente praticamente basic fare automaticamente questa cosa qui. Ve ne parlo nel prossimo video, ma ho già fatto un video che, anzi, vi metto sulla testolina, se volete andarlo a vedere, sul QuantZone. Vi lascio il link in descrizione di FTX con il 5% di sconto a vita e $10 di bonus, che è una pizza, non fanno mai male. Va bene, allora andiamo a vedere la questione di Matic, ragazzi. Cosa sto facendo? Continuo questo piano d'accumulo che è ripreso proprio in questi giorni per via del trend rialzista di Matic. Secondo me questa zona è interessante, perché tutta questa zona su Polygon, ragazzi, in realtà non ha resistenze. È una cosa molto interessante, perché la dice lunga sul fatto che Matic possa, in teoria, magari continuare proprio a stare in questa zona. È molto ampia in termini di volatilità, e questo mi fa riflettere, perché 60 punti percentuali, ragazzi, se Matic arriva per esempio a questo livello è un po' più basso a dire la verità, scusate, mi si era mosso, se Matic arriva a questo livello di resistenza, insomma, ragazzi, fa un rialzo notevole, potrebbe essere configurato proprio con un nuovo ciclo addirittura annuale. Quindi poi quello lo si vedrà in base anche a Bitcoin, perché ovviamente non possiamo prendere una coin più piccola come Polygon e ragionare. Ovviamente questo è un rialzo che è dovuto anche alle varie news positive del progetto, quindi dobbiamo comprenderlo come movimento in, diciamo, più in maniera mainstream, ecco, diciamo così, collegandolo appunto alle altre criptovalute. Fondamentalmente l'analisi ciclica indica che se ancora qui l'annuale non è stato chiuso, stiamo andando a fare il massimo di questa fase per poi giocarcela in questo modo qui. Teoricamente ci porterebbe a questo punto un annuale molto più lungo del previsto, quindi che non va poi in chiusura a settembre fino agosto, ma
va in chiusura addirittura a ottobre. Questa cosa la valutiamo, ovviamente vi ripeto, è una coin più piccola, quindi non faccio proprio una ciclica pulita su questo tipo di cripto, perché secondo me, ragazzi, è un pochettino... Lascia il tempo che trova, sono molto suscettibili delle news questi tipi di progetti, e ovviamente è giusto così, perché parliamo comunque di progetti che hanno una funzione quindi in particolare, quindi non sono molto grandi di capitalizzazione, anche se sono top, però non grandissimi come Bitcoin ed Ethereum. Andiamo alla seconda criptovaluta, quindi Matic, ragazzi, secondo me continua questa fase di trend. Adesso vediamo quando chiude il mensile, dovrebbe farlo a breve. E poi insomma vedremo. Comunque trend assolutamente rialzista, eventualmente un pullback in questa zona 0.6 e vicino alle due medie che ormai avete imparato a conoscere, queste due qui, potrebbe essere zona anche di buy the dip per un'eventuale poi ripresa del trend rialzista, con stop loss anche molto vicino, perché potrebbe essere uno stop intorno a 0.4. Va bene, andiamo alla seconda. Mi piaceva tantissimo Quant, QNT, ragazzi, una criptovaluta particolare, perché il progetto è particolare, una specie di sistema che dà la possibilità di funzionare insieme a, diciamo, tanti altri sistemi. Diciamo, il settore si chiama interoperability, vi faccio vedere un pochettino il sito, insomma, in questione. È molto interessante perché è una specie di business to business, secondo me, e mette insieme tantissimi servizi di quelli che possono interessare proprio alle banche in questa fase, se vogliono abbracciare per esempio i progetti della blockchain. Magari ne parleremo, perché questo tipo di progetti sono, secondo me, uno scalino, un primo step che potrebbe dare un po' uno slancio nei prossimi anni a quello che è l'adoption proprio del settore smart contract e delle blockchain all'interno proprio del settore bancario classico. Quindi questa cosa veramente interessante, secondo me, da monitorare, questo tipo di progetti. È un po' troppo capitalizzata, e questo è il discorso. Ancora una volta, se andiamo a vedere per esempio la capitalizzazione, mi riporta una capitalizzazione di 1,2 billion, ragazzi, 1,2 billion su progetti che comunque ancora sono lungi da avere redditività e tutto il resto, è comunque abbastanza alta, da prendere in considerazione. Però magari, ecco, lato investimenti, come sempre, ragazzi, molto slegato dalla questione del progetto, progetto interessante, molto bello, ma poi lato investing bisogna ragionare su parametri di natura finanziaria, e questo a volte un pochettino non lo si comprende nel settore delle criptovalute. Vedremo un po', ovviamente il grafico e il trading è un discorso, però da un punto di vista di capitalizzazione, secondo me, un po' troppo capitalizzata. Però dal punto di vista grafico, guardate che ha tirato su. Vi faccio vedere quello che era il parametro che anche su Matic volevo farvi vedere, adesso me lo sono dimenticato, ragazzi, il fatto che questo rialzo non sia così banale come i precedenti, perché se andiamo a vedere per esempio il range di prezzo da questo minimo a questo massimo è di 128 punti percentuali su Matic, che è notevole, ragazzi. Per esempio, il precedente rimbalzo del ciclo semestrale aveva fatto 38-40 punti, quindi come pensate, cioè, insomma, come si vede, insomma, anche qui se andiamo qui era 52-60. Quindi, come si vede da questo tipo di parametro, la situazione di spinta del mercato orzo è un po' venuta meno, ragazzi. Questo è positivo nei mercati, lo vedremo nei prossimi giorni. Anche Ethereum ha fatto una cosa del genere, è molto importante questa cosa. Perciò il parametro della oscillazione dei minimi è significativo, ragazzi, perché ci dà una misura del fatto che questo rialzo non è un semplice rimbalzo. Questo è il discorso, non lo è, perché altrimenti dopo 30-40 punti nelle cripto e così doveva fermarsi. Non è avvenuto questo, è la stessa cosa su tutte queste criptovalute, essendo anche queste top cripto, è significativa una cosa del genere. Anche su Quant, per esempio, il rialzo è notevole, perché dai minimi abbiamo circa 150 punti. È vero che questa è una cripto più piccola, non è paragonabile a Polygon, è troppo giovane, non abbiamo ciclica che si può costruire perché non c'è un grafico sufficiente al momento. Viaggiamo un pochettino nel breve, e questo tipo di criptovaluta, secondo me, può essere presa in considerazione con una ciclicità classica, insomma, da 30-35 giorni, quindi con una chiusura ciclo mensile tra poco.
E perché no, per esempio, se dovesse in effetti andare giù a fare una cosa del genere, questi putti potrebbero essere dei buy the dip. Anche qui, ragazzi, non sono consigli finanziari, ormai avete capito, quando operate su queste cripto, lungi da me dirvi che dovete prendere questi tipi di progetti, metterli in portafoglio, fare holding a vita, non è così che opero io, ormai lo capite, io seguo il trend, quindi qualora dovessero invertire chiudo le posizioni anche in loss. Come ho fatto settimana scorsa per esempio con Ethereum, e ieri mi ha dividato invece il segnale long, quindi mi ha schiaffeggiato perché ha fatto il cosiddetto effetto ping pong. Però preferisco operare in questo modo perché, ragazzi, non mi becco tutti nel ribasso, quello precedente che è stato devastante, io ero devastante, ero totalmente fuori dal mercato, quindi preferisco fare così. A volte però il mercato schiaffeggia come ha fatto per esempio la settimana scorsa, ma questo è un difetto classico di questo tipo di operatività, quindi chi la conosce bene, chi è esperto di questo tipo di operatività lo sa, quindi se anche qualora dovessi andare a fare un'operazione qui in buy the dip, perché no, dovesse succedere, la affronterei con degli stop loss già posizionati in pratica. Quindi QNT per me interessante da monitorare. Ethereum ieri tira fuori i denti e dopo la questione emerge rimandato per l'ennesima volta, che sembrerebbe ricordarmi un po' quello che erano tanti anni fa i mercati classici, quando magari usciva qualche news su una stop sura, una politica delle banche centrali, e i mercati gradivano questa cosa. È la stessa cosa, sembra che il merge non piaccia al mercato, e quindi una volta dice lo rimandiamo un pochettino, il mercato tutto diciamo fa faville. A dire la verità, c'è da dire anche che bisognerebbe comprendere se effettivamente siano state delle situazioni di precisazione proprio sulla questione emergi di Ethereum, e andremo poi a vedere questa cosa lunedì, magari durante cioè domani durante il video classico della ciclica. Andiamo a vedere anche il pair BTC Ethereum per capire le forze della difesa, si sono modificate dopo il crash dei giorni scorsi, perché potrebbe esserci una bella news. Intanto, da un punto di vista invece di breakout, il primo segnale positivo di Ethereum è questa candela avvenuto proprio ieri, che era sabato, e questo la dice lunga sul fatto che potrebbe essere un fake. Ragazzi, è il primo segnale rialzista di Ethereum dal 25 di aprile, quindi parliamo da 100 giorni, quindi più di 3 mesi che Ethereum non dava un solo segnale al rialzo, un breakout rialzista dal punto di vista grafico, lo ha fatto ieri, purtroppo, nella giornata di sabato, quindi va assolutamente confermato la prossima settimana, perché la giornata di sabato, ragazzi, è la peggiore di tutte in termini di segnali, cioè è quella che proprio fa fake il più di tutti, ve lo dico in maniera molto chiara, insomma, da questo punto di vista. Io lo stesso ho seguito i miei sistemi che ieri mi hanno dato un segnale, questa volta incrocio le dita perché sono veramente, secondo me, pericolosissimi questi tipi di segnali, in quanto hanno un'alta probabilità che già domani, dopodomani, il mercato rientri all'interno di questa barra di congestione che aveva tenuto sotto scacco anche la regina delle cripto, questa qui, e quindi praticamente segna un fake breakout, il classico fake breakout. Il problema qual è, ragazzi? Che bisogna comunque andare dentro, perché se invece non è un fake breakout e poi il mercato mi sale qua a 1.800, per esempio, a toccare la successiva resistenza, non ho tempo di rientrare. E questo è il discorso, mi spiazza, si dice così in gergo tecnico, quindi quando si fanno gli investimenti bisogna accettare queste cose. La scorsa settimana avevo optato per anticipare questo segnale, che invece non è avvenuto, l'avevo parlato in Academy perché avevo anticipato questo segnale, è avvenuto invece l'altro giorno, perché mi aspettavo un po' che facesse lo scherzetto, vi dico francamente, però niente, sono stato fuori momentum e quindi l'ho fatto ieri comunque a prescindere. Allora, questo tipo di discorso è molto significativo perché Ethereum 100 giorni senza una fase rialzista, e anche qui l'indicatore di volatilità ci dice 60 punti percentuali da questo minimo, che è interessante, non è il top per Ethereum, perché nel precedente semestrale Ethereum aveva fatto comunque i 60 punti, quindi siamo, vedete come cambia un po' quando andiamo a prendere le criptovalute più capitalizzate, già tutto diventa estremamente più preciso, più sinergico. Questo rialzo, ragazzi, ancora è troppo poco per dire che Ethereum può essere entrato in una nuova fase ciclica, perché il 60% l'aveva fatto anche nel precedente ciclo, che poi è diventato ribassista, questo qui per esempio, vedete, boom boom. Quindi, ragazzi, niente di che, cioè al momento siamo qui, tutto può succedere ancora di tutto, perché può fare anche una cosa del genere, per intenderci, va bene.
Quindi al momento non ha il segnale dato dal rialzo e dalla volatilità non è come quello di Matic, che per esempio indica un rialzo decisamente più alto rispetto ai precedenti. In questo caso non è così, però è anche vero che sono collegati, ragazzi, perché comunque soprattutto Polygon con Ethereum un pochino, no? Un pochino fanno a braccetto, quindi bisogna ragionare anche su queste cose. Magari le cripto più piccole danno segnali, la cripto un pochettino più forte ci mette un po' di tempo. Vediamo anche Bitcoin, che invece non ha dato nessun segnale long, questo è anche molto significativo. Fermo restando questo tipo di questione, il prossimo livello di resistenza per Ethereum, che è importantissimo, è 1007 è anche il livello di resistenza che è anche pullback del precedente minimo, quindi potrebbe scatenare l'inferno, però perché no, potrebbe arrivarci comunque. È un buon rialzo, anche per questo, ragazzi, la mia operazione di trading di ieri l'ho fatta comunque perché un 20-25 punti, perché, insomma, in caso avvenisse una cosa del genere, ben venga, insomma, ok? Non che li lasciamo al mercato. Andiamo a vedere la quarta cripto, Aave, ragazzi. Allora, Aave quella mi piace meno di tutti, perché ha fatto un bel rialzo, però è tutto nella norma. Vi faccio vedere, per esempio, ok, qui abbiamo un 100%, dire è nella norma un 100%, posso ridere, però nel precedente ciclo avevamo fatto 120-128, ragazzi, quindi vedete un po'. Poi anche, quindi diciamo, questi slanci Aave li fa sempre, intanto è sotto questo livello dei 130, che è il livello vero di inversione, non ha una barra di congestione come per esempio l'ha fatta Matic, scusate, Ethereum, dov'è? Che è qui, quindi non ha una barretta di congestione da accumulazione come quella di Ethereum, è semplicemente un rialzo da V, cioè un rialzo a rimbalzo, quindi è come questo, un tum, un tum, 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 quindi sembra il ping pong classico. Non è detto che anche questa segua poi magari le altre cripto, queste che abbiamo visto finora, facendo un segnale di inversione notevole. Non mi piace un granché il fatto che, vedete, abbia una struttura molto, molto, molto da elettrocardiogramma. Allora, per trading va bene, però per posizioni un po' medio lunghe, 6 mesi, 5 mesi, preferisco altre cripto, anche perché, ragazzi, poi alla fine ce ne sono veramente tante di progetti anche nelle top, perché fissarci su qualcosa che magari è difficile anche da cavalcare, questa non è che male o bene, cioè è semplicemente difficile da usare, ragazzi, guardate qui, è troppo, 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 troppo movimentata. Bella per il trading invece, perché ovviamente se faccio trading da qui a una settimana, valutiamola, perché poi ci fa in pochi giorni rialzi del 100%, che l'ambito del trading, insomma, assolutamente utile. Sembrerebbe che un ciclo sia iniziato in questa zona qui, vediamo, vi faccio vedere la chiusura qui, quindi intorno a marzo, e si sia chiuso proprio qui il classico trimestrale da 96 giorni, ragazzi. Anche la struttura ciclica è difficile su Aave da comprendere bene bene bene, perché vedete, da qui in poi questo semestrale è lunghissimo, 260 giorni, perché Aave un minimo non a luglio ma a giugno, quindi ci può stare, però sembrerebbe proprio che questa fase qui continui ad indicare che questa zona è l'inizio solo del ciclo trimestrale, che poi farà questa cosa qui. Lo stesso problema, questo tipo di problema ce l'hanno tutte le criptovalute che abbiamo visto finora, quindi anche Matic, Ethereum, UNT, ce l'hanno tutte, ragazzi, anche Bitcoin, ed è il vero, vero nodo al pettine da sciogliere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Risolto questo, secondo me respireremo in maniera molto, molto importante. Se dovessi essere sincero, probabilmente questo tipo di criptovaluta io la userei se dovesse salire un po' troppo, per eventuali short di copertura delle altre, quindi potrebbe essere interessante magari andare ad aprire posizioni in spread con la mia tecnica, il crypto spread trading, andando a fare magari short di Aave e long magari di Matic o UNT. Interessante, potrebbe essere interessante una cosa del genere, quindi performato bene, ma è quella che mi piace meno di tutti. Uniswap, che è da un po' che invece fa faville. Uniswap interessante anche la sua struttura, anche su questo DEX, il più grosso di tutti, c'è una ciclicità completamente volta al ribasso, quindi qui abbiamo chiuso un ciclo annuale
da 400 giorni circa, un po' di meno, quindi dovrebbe essere un annuale più standard da 3,30, molto, 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 molto corto. Non mi piace per niente, ragazzi. Non lo valuto al momento come una chiusura dell'annuale, anche perché i dati non sono validi, però fa la coppa. Questa è l'unica cosa veramente che sta tentando di fare, però sembrerebbe ancora non sufficiente. Ecco, ragazzi, 105. L'oscillazione secondo l'indicazione di volatilità per comprendere se siamo in una nuova fase. Qui vedete, avevamo 46 e anche questo è significativo, è molto ampia l'oscillazione, quasi come la precedente, quella che era avvenuta, adesso vi metto il log così vi faccio vedere con il log come si vede più similare, vedete, perché il logaritmo come grafico vi fa vedere le oscillazioni proprio nella versione percentuale, quindi le standardizza, e vedete come questo rialzo è molto simile al precedente rialzo, che invece se tolgo il log guardate che succede, sembra è più piccolino, no? Allora, questa fase qui è sempre proprio il rialzo di inizio di un nuovo annuale, quindi questo un po' il dubbio ce lo lascia, ragazzi, e perché no a questo punto magari andare a mettere in considerazione il fatto che anche qui possa essere iniziata una nuova struttura ciclica annuale, potremmo anche farlo, però sarebbe la sola Uniswap a fare questa cosa, e beh, insomma, va assolutamente vista. Allora, qui abbiamo anche la questione legata alla barra di congestione, è avvenuto il breakout con il pullback, vi rimetto le candele, con il pullback del precedente livello di resistenza, un po' simile a Matic e a Ethereum, che ha fatto adesso Ethereum questa fase, quindi ha fatto breakout, pullback e nuovo trend. Tutto funziona positivo, compreso anche il livello di buy the dip, che è stato quello all'interno delle due medie, stessa identica cosa che vi ho detto anche sulle altre cripto precedentemente, quindi interessante questa criptovaluta. Siamo in una fase che dovrebbe andare a chiudere probabilmente una struttura di ciclo mensile tra pochissimo, se dovesse farlo, perché non la valuterò anche questa per il prossimo mensile, e potrebbe essere interessante come QNT e soprattutto come Matic. Detto questo, abbiamo raggiunto la fine di questo video lunghissimo. 5 cripto strafighe, strabelle e soprattutto indicative anche della situazione macro dell'intero settore criptovalute. Cosa ne pensate? Cosa state facendo voi? State tradando un pochettino in questo soleggiato luglio sotto la spiaggia? Vediamo chi di voi lo sta facendo. Come sempre, luglio è un po' delicatuccio perché molti istituzionali sono in ferie, quindi qualche segnale un po' randomico ci sarà sicuramente. Vedremo cosa succede nella prossima settimana, se questo breakout di Ethereum fatto ieri sabato è vero o non vero. È molto significativa questa cosa. Lo vedremo lunedì, martedì, mercoledì, quindi nei primi giorni della prossima settimana. Ciao a tutti!